Complice il mare cristallino e la temperatura perfetta per questo fine agosto, le acque di Fano e Pesaro sono state letteralmente invase dalla medusa cassiopea, un fenomeno che negli ultimi giorni ha creato curiosità, ma non allarme, tra i bagnanti. Le specie cambiano da un anno all'altro, perché il problema delle meduse quando è la fine agosto-settembre è un problema che è ricorrente, diciamo, che ce ne abbiamo sempre. La specie cambia a seconda di quella che ci passa davanti, perché le meduse sono animali che vivono in mare aperto, lontano dalle coste, quindi ogni tanto ci sono delle correnti che portano questi gruppi di meduse sotto costa. Adesso noi ne abbiamo una medusa abbastanza grande, che sono le due meduse più grosse che noi possiamo avere qui in Mediterraneo, però per fortuna nostra sono anche quelle che hanno meno capsule urticanti, ossia pungono di meno in un certo senso, e sono degli animali quasi innocui praticamente, non è che danno fastidio, ossia bisogna essere proprio molto sensibili per avere qualche disturbo. Quello di quest'anno è una specie che più o meno anche l'anno scorso l'abbiamo avuta anche 4-5 anni fa. La Cassiopea mediterranea, una specie di medusa presente sulle nostre rive in questi giorni, può raggiungere dimensioni ragguardevoli con diametro di 30-40 centimetri. È assolutamente innocua, quindi i suoi tentacoli non sono urticanti. Diversi gli avvistamenti negli ultimi giorni sulle spiagge di Pesaro e Fano. Ecco, la situazione è che inizialmente abbiamo avuto queste cassiopee, queste meduse grosse senza tentacoli che sono innocue e adesso mano a mano stanno sparendo, anche perché l'acqua del mare sono 3-4 gradi più alta del normale, via dicendo, a queste temperature alte del mare, poca corrente, quindi spiaggiano tutte quante. Un consiglio per i bagnanti? Consiglio per i bagnanti che stiano tranquilli, facciano il bagno tranquillamente e quella parte lì insomma le eviteranno. Quante meduse ha avvistato qui a riva in questi giorni? Ma i giorni scorsi ne abbiamo viste diverse, almeno 7-8 qui nel giro di 40-50 metri. Erano tutte qui a riva morte, ma ce n'erano diverse. È importante non toccarle. Per sicurezza io non le tocco, però ecco. A parte l'occhio che a qualcuno diciamo dà un po', fa un po' così ribrezzo, dicono, ma sono meduse normalissime ed è un fenomeno sempre molto normale, perché la cassiopea e le noci, che sono meduse non urticanti, appena sono portate da navi e da barconi, e quando le temperature dell'acqua si scaldano un po' e per tanto tempo e per un periodo piuttosto lungo non ci sono mareggiate, si fanno vive. Però non sono meduse pericolose e urticanti, per cui il bagno si può fare tranquillamente e anzi diventa anche molto naturale la cosa, perché poi no, è il loro habitat, quindi problemi non ci sono.